Giovanni Totti, la prima domanda che le facciamo è: che cosa le ha lasciato, e ne parla del libro, la vicenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta innanzitutto? Beh, la vicenda giudiziaria ci ha lasciato tanta amarezza, ovviamente, ci ha lasciato, ahimè, la sensazione di aver lasciato un lavoro che stava andando molto bene incompiuto, ma ci ha anche stimolato una serie di riflessioni sui rapporti tra politica e giustizia, ma non solo su quelli, anche tra politica e politica, perché se i magistrati sbagliano, in questo caso io credo abbiano sbagliato interpretando fatti in modo errato, tuttavia bisogna anche dire che lo hanno fatto spesso utilizzando quelle stesse leggi che la politica in questi ultimi 30 anni ha approvato e costruito, e questa è la vera debolezza dell'intero sistema. La vera debolezza del sistema non è una magistratura che può sbagliare in buona fede o in cattiva fede, ed è successo in entrambi i casi, ma la verità è una politica che ha piano piano abdicato agli spazi. Lo si vede nel rapporto con la giustizia, ma lo si vede anche nella capacità di decidere, nelle norme che si è data, nei lacci e lacciuoli che ha costruito per se stessa, nell'abdicare a una serie di responsabilità. Il giudice naturale della politica è il cittadino che vota, non sono le corti, sia la Corte dei Conti o la Corte Penale. Ecco, Totti, lei in questo libro parla proprio anche del rapporto politica e giustizia, di cambiare questa politica. Ecco, lei lo farà di nuovo in prima linea? Quale sarà il suo futuro in politica? Io sono qua con voi oggi, già sono in prima linea, lo faccio da cittadino, lo faccio da giornalista, vostro collega con un tesserino in tasca, non mi sono mai rifugiato dietro a un giornalismo asettico. Io penso che il giornalismo, come la politica, come la cittadinanza attiva, abbia il dovere di difendere le proprie idee e dire le cose, ovviamente con il senso della verità e non dell'ipocrisia che troppo spesso pervade il dibattito pubblico. Quindi continuerò a farlo. Poi le cariche elettive sono altra cosa. Quando si viene eletti si amministra. In un libro racconto l'esperienza della Liguria, ma non solo, l'esperienza con Berlusconi, l'esperienza che ho fatto in molti ruoli che ho ricoperto in questi anni, e racconto soprattutto le cose che la politica di buono può fare e tutte quelle che non riesce a fare per i limiti che essa stessa si è dato, o talvolta l'incapacità di imporsi anche a un'opinione pubblica che spesso preferisce sentirsi dire quello che vuole e non quello che è necessario. Le faccio un'ultima domanda: lei è un esponente moderato, di centro, non ha mai perso quella rotta. Questo centrodestra litigioso come può tenervi dentro? Perché insomma, voi siete, lei insomma è stato uno di quelli che era del partito dei sindaci, costruttore di ponti anche con l'altra metà campo. Il centrodestra litigioso, mi sia consentito, mi sembra il dito e la luna della famosa storiellina. Se nel centrodestra si litiga, non saprei come descrivere i rapporti tra Schlein, Conte, AVS, Sparte Atene e tutto quello che dall'altra parte si riunisce pur di mandare a casa questo centrodestra. Poi è evidente che si tratta di partiti diversi, sensibilità diverse, culture, storie diverse, ma il centrodestra sta insieme ormai da molte decine di anni e ha offerto a questo paese anche esempi di buon governo. Il centrosinistra, dai tempi di Prodi in poi, mi sembra che si riunisca solo in qualche modo per sconfiggere il centrodestra. Questa è l'unica vocazione che ha. Oggi semmai questo governo si deve preoccupare, dopo due anni ed oltre che è in carica, di riattivare quella spinta riformista. Oggi ho visto i sindacati in piazza fare uno sciopero generale contro una manovra che francamente trovo una manovra prudente, se non vogliamo dire addirittura timida, quasi sussurrata. Allora, un sindacato che urla contro i sussurri prudenti altrui mi sembra che abbia abdicato a quel ruolo di riformismo che era tipico del sindacato italiano. Mi piacerebbe vedere nel governo Meloni una riforma della sanità che torni su temi trattati ormai dalla Bindi un decennio e mezzo abbondante fa. Mi piacerebbe vedere una vera riforma fiscale, mi piacerebbe vedere una riforma del diritto del lavoro che non rinuncio all'idea che centrodestra debba fare quella su cui viviamo oggi, ancora fatta da un leader progressista come Matteo Renzi. Queste sono le cose di cui si deve occupare il centrodestra. Grazie Presidente.